E ci troviamo in quartiere Firenze, a Bassano del Grappa, precisamente in via Tomaseo al 33. Ebbene, questa abitazione, guardate che cosa è successo con il temporale di questa notte: un albero, questi pini marittimi che sono proprio la caratteristica di questo quartiere, però da sempre discussi, perché sono alberi vecchi, vetusti, sono alberi le cui radici compromettono il manto stradale, da molti anni se ne parla. Ebbene, guardate, un pino marittimo questa notte si è abbattuto proprio sul tetto di questa casa. Accanto a me Filippo Mengotti, che è il proprietario di questa bella villetta. E beh, insomma, io credo che una bella bomba vi è caduta addosso. Sì, questa notte, in concomitanza del temporale, un colpo di vento ha schiantato l'albero sul tetto di casa nostra. Ecco, ma insomma, credo un po' di paura, no, a vedere questo. Sì, un po' di paura, un po' di sgomento, perché non ci siamo accorti di niente questa notte, non ci siamo accorti dello schianto. E questa mattina, a risveglio, per uscire per andare al lavoro, ci siamo trovati con questa bella sorpresa. Senta una cosa, ma perché secondo lei, al di là del vento, che insomma abbiamo anche visto soffiare oltre i 50 km orari, ma perché è successo questo? Ma allora, è presto per fare delle illazioni, però c'è da dire che da 2 settimane si stanno eseguendo dei lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, lavori che erano necessari visto che le radici avevano deformato marciapiedi e manto stradale. Sono stati tagliati queste radici, quindi suppongo che questo abbia provocato il crollo dell'albero, cioè l'albero non ha più avuto il sostegno che era fornito dalle radici. Quindi uno sradicamento. Ma quanti alberi sono così in questo momento? Perché questo è uno ed è caduto, ma se sono state tagliate effettivamente, andremo anche a vedere poi le radici degli altri alberi, quanti sono? Ma le radici sono state sistemate, sono state tagliate a tutti gli alberi della via, quindi questo è sicuramente una bomba a orologeria, perché potrebbe essere che al prossimo temporale, al prossimo colpo di vento, anche altri alberi possono cadere. Questa volta è andata bene perché l'albero è caduto sul tetto di una casa, non è detto che in futuro non possa andare altrettanto bene. Mi domando se questo albero fosse caduto su una macchina in transito. Ecco, pensiamoci. Come pensate di agire adesso? Ma sicuramente faremo delle domande al comune, chiederemo delle spiegazioni e chiederemo a loro che intenzioni hanno. Noi chiediamo che questi alberi, che sono comunque vetusti, vecchi, hanno ormai più di 40 anni, vengano sostituiti con una pianta un po' più appropriata, ecco, una pianta più idonea a quelle che sono le esigenze della via. Vi siete fatti un'idea della stima dei danni? Danni ancora no, ma sicuramente, come si può vedere, c'è il cancello di casa da sostituire. Probabilmente bisognerà ispezionare il tetto per capire se tutto è a posto anche lì. Vedo già ci sono delle tegole rotte, andremo a scoprirlo in seguito.